Ciao ragazzi, noi siamo Boco Gamers, io sono Tsuki e io sono Ryoza. E ben ritrovati in questo nuovo episodio di Captain Tsubasa The Dream Team. Yeah! Detto alla giapponese. Sarebbe Durimo Timo. Durimo Timo! Vabbè, lasciamo perdere le pronunce. Esatto, vabbè. Allora, oggi siamo qui per fare un'altra partita col mio account, perché quello di Tsuki lo vedrete più spesso da settimana prossima, visto che... Già. Hanno annunciato già la Coppa Europa e io ragazzi non ho tutti i giocatori. Io invece sono piena di Snyder, Pierre, Chester, quindi Hernandez, io non potrò farla perché Gentile, che quello, non è quello forte che pensate voi, è quello... Vabbè, lo vedranno Zucchi, vabbè, non ti preoccupare. Tanto facciamo col tuo account perché io ripeto non potrò partecipare viste le limitazioni assurde che già ci sono per questi eventi. E tra l'altro non c'è neanche la possibilità di fare 11 giocatori tesorati con gli assalto. Vediamo se riesco con le medaglie a raccattare qualcosa, ma mi manca troppa gente. Per cui adesso facciamo una partita online contro un avversario casuale e speriamo vi divertiate. Vi ricordiamo di scriverci nei commenti per quanto riguarda Discord, che è un'app gratuita che si trova nel Play Store, che ci consentirebbe di chiacchierare con voi su tutte le cose che volete chiacchierare. Magari potrete vincere un biglietto per entrare nel nostro club. Chi lo sa? Andiamo! Ah, oh, attenzione! Bene! Allora, ciao Jerry, sappi che sei su YouTube, non sappiamo neanche se sei italiano. Esatto, vediamo un po' se è italiano. Ogni tanto ne becchiamo qualcuno. E come fai a dirlo se è italiano? Io ho incontrato uno che aveva la squadra che si chiamava Napoli. Ma questo è Jerry FC, come fai a dire se è italiano? Zucchi! Non lo so, magari dal nome della squadra. È Jerry FC. Vabbè. Adesso distratto, ci ho messo una vita. Vediamo un po'. Dubito che passeremo, mi sono distratto, colpa mia. Me le vado a cercare. E infatti. Quanto è forte sto Snyder. Ma poi sapeva bene che era l'unica cosa che potevo fare. E bloccatelo, su. Allora, o tira o ti... Allora, c'ha il passo di Kaiser. 42, cavolo. Poi così. Questo lo devi faccio fare, così. Dai. Non penso di provare a scartarne tre. E infatti ha provato l'1-2. Vediamo un po'. Ok. Blocco. Yata! Ishizaki, il suo gamen block, bellissimo. Fa troppo ridere l'animazione. Ok, è passata. Dai, Allora, ma è il mio stesso Soda? Sì, è il tuo Soda. Allora, passaggio del... Ah, gli ha messo anche il passaggio lui. Però siamo fuori area, quindi... Ti conviene. Vabbè, proviamo così, dai. Infatti, non ti può sperarne uno. Vediamo un po'. Ah, anche lui si stava prendendo il suo tempo per decidere. Male ti è andata. Spam. E adesso vediamo un po' se riusciamo a passare il blocco di Alberto. Alberto è... Vabbè, S1 contro il mio tiro S30, forse riusciamo a passare. Vediamo un po'. No, dai. Ma in base a cosa? Cioè, ma se tu lo vedi nell'anime o nel manga, ma in base a cosa? Se ti arriva il tiro di Raiju a testa, voli. Ma in base a cosa? Voli, ti decapita, dai. Come dicono gli autogol. Giusto, col tiro della tigre. Col tiro della tigre addirittura. Figurati il tiro di Raiju. Già, lo decapita. Fuori gioco, sbagliato. Ho sbagliato. E vabbè. Sto sbagliando le tutte oggi, non sono in forma. Fa caldo, Rio, fa caldo. Tutte scuse, sono scarso e basta. Andiamo, va. Vediamo se è il mio stesso Robson. No, è un altro. Vediamo un po'. Io nel frattempo ho migrato le punture di zanzara che mi stanno infastidendo. Interessante. Rio, perché?
perché esistono questi insetti, a cosa servono, non servono a niente. Il loro scopo unico della loro vita? A nulla, non servono a nulla, Zucchi, non servono proprio a nulla. Se anche voi volete le zanzare morte, mettete tanti like. Sarà il video con più like nella storia di YouTube, abbiamo capito. Sì ragazzi, ho farmato malamente il coltro dell'Aurora X nell'anniversario. E ora andiamo a segnare. Bisogna vedere se segniamo. A provare a segnare, dai. Vediamo un po' anche quanto c'ha la parata quel Genzo lì. Avrei preferito gli fosse arrivato il tiro di Yuga. Vabbè, è appena uscito sto Genzo, non penso che l'abbia già. Dicevi? A quanto ce l'ha? Non l'ho vista. No, solo S10. Ah, okay. Vedi. Oh, io ce l'ho a S... non mi ricordo a quanto. Però è una partita bella accesa, dai. Vabbè, ho fatto molte pirlate io, altrimenti forse 1-0 sopra potevamo già essere. Non gufarti da solo. Ho detto potevamo. Saremmo potuti essere, dai. Bravo. Che ansia. La nostra vostra pulce preferita. Vediamo un po' se ci va bene con i citativi. Questa animazione non l'ho mai vista, lo sai? Come no? No. Ma dai che te l'ho fatta anche contro, Zucchi. Quando? Nelle nostre partite. Non mi ricordo. Sì, mettevo Gito apposta per poter usare il tiro della discesa di Raiju. Ah, vedi che voli allora. Sì, la cosa stramba è che Alberto con un blocco S1 ha bloccato il tiro S30 mio. E di parametri non credo che mi fosse superiore. Che costo di rompermi le braccia. Ecco, vola, vola via. Vola. Cioè, doppione maledetto. Dovevamo già essere 1-0 per me da prima, ma ho giocato malissimo, scusatemi. Attenzione ragazzi, che Jerry si arrabbia adesso, eh. Fallo arrabbiare, che te devo dire. Lol. Cribio, hai tutta la stamina a zero praticamente. Ma per forza, perché ho sbagliato prima, te l'ho detto. Ho spompato Yuga per nulla. L'ho detto che sto giocando male. Adesso lo facciamo ricaricare un po'. No, di fare cambi non me la sento. Mi piacerebbe mettere Xiao, però preferisco tenere Soda per il legame Giappone che hanno Yuga e Tsubasa, ovvero legame nazionale che gli dà bonus ai parametri. Robson lo tengo perché c'è il blocco automatico, anche se non ho visto giocatori che hanno il tiro da lunga distanza nella sua squadra. Sicuramente ho visto male, metto Xiao e perdo, però dai, alziamo i punteggi. Ah no, ma lui non c'ha il blocco. Dai, no, tengo lui. Dai, direi che possiamo andare, dai. Dai, dite tutti in coro. No, vabbè, Rio, fatti tutto da solo quando hai tempo, eh. Io lo stesso stavo annuendo, sì. Sì, sì, molto interessante quello che stai dicendo. Ma chi te l'ha chiesto, Rio? Ok, allora, in teoria, secondo quanto mi hanno suggerito nel video precedente, lui ha sbagliato a non attivare il full power nel primo tempo ad attivarlo adesso, perché io dovrei averne uno a fine secondo tempo. È la prima volta che sto provando a farlo, voglio vedere un attimo come mi trovo, perché se funziona, bene così. Applausi e a scrosci. Già. Ok. Il nuovo Brazil Soccer, classica animazione bellina. Ok, l'abbiamo solo toccata. Dopotutto c'è il full power attivo. Oh no, a lui è arrivata. Ok, vediamo un po' se il mio piccolo Aoi riesce a rubare. Più alto l'avrei fatto il critico. È stato tristissimo vedere Snyder altro 30 metri andando. Sì, vabbè, a... ma perché non lo bloccano? A dribblare Aoi. Io non capisco perché non lo bloccano. Oh no. Già. S35, ragazzi. Porca miseria. Questa mi sa che me la fa. Allora, come parametri sono superiore, però ha fatto un critico dorato. Io ho la parata S28. Vediamo, giusto per rispondere, dai, a Zucchi prima. Allora, io penso che segnerà. S35, critico dorato.
fosse stato fuori area ce l'avrei potuta fare. Vediamo un po'. E invece no, ci stupisce. Attenzione, il mio Super Genzo Samurai. Un fortino invalicabile. Incredibile, tutto incredibile. Figurati. Adesso voglio capire. C'ha 16.000 di blocco. Non ha fatto critico. Come me l'ha fermato prima il tiro? Non ne ho idea. Facciamo così, tanto me la prende lo stesso. C'ha i cheat attivi, non mi voglio sprecare il tiro adesso. Invece lui si sblocca. E te l'ho detto, sapevo che avrebbe fatto il blocco. Vorrei proprio capire come ha fatto prima a prendermela, ma dettagli. Allora, ho controllato prima, ma non me lo ricordo più. Ok, dribbling e passaggio. Ma io direi che ti faccio una bella difesa all'ultimo sangue e vediamo cos'è da dire. Vediamo cos'è da dire. Ops, volevi passare contro Matsuyama? Non credo proprio. In un'altra vita, forse. Cita ancora nulla, dannazione. Ha detto verso fine partita, quindi è vero. Siamo al 19esimo. Proviamo così. Vediamo un po'. Vediamo se funziona. Ok, lui ha fatto il blocco. Bello quel blocco A per Xiao, mi servirebbe. Ok, passata. Vediamo un po' se riusciamo a prenderla. Ma non l'ha presa alta. Maledetto. Maledetto. Maledetti. Proviamo così. Ci vuoi riprovare? Punto. Vabbè, se riesce ad arrivare a Yuga, so che ce l'ho. Come adesso dici? Ma cosa sta facendo questo? Però col blocco la blocca. Col blocco la blocca. Ma cosa ho detto? Comunque, bello. Vogliamo scrivere che quelle Mayen sono un po' bruttine. Allora, secondo me stava pensando al gelato quando le ha fatte. Allora, vediamo un poco se il mio bel Misaki riesce a bloccarlo. E ci riesce! Grande! Le tecniche X sono davvero carine. Vorrei farmarla di più anche questa. Hai i trucchi. Ok. Adesso vediamo un po' se passa così. Ok, è passata. Adesso dice, ah, ti blocco. Vediamo un po' se mi blocchi nuovo il tiro di Raiju. Boh, sto facendo il rage quit. Ma non è vero. Vuoi smettere? Se ora non riesco a segnare, non sono più degno del titolo di cannoniere. Vai, Mark! Fai schifo come prima, Mark! Questo doveva succedere anche prima. Sì, col blocco normale. Cosa vuoi fare? Sparisci. Vai, Mark! Insegna a tutti come si decapitano le persone, Mark! Non dovrebbe farcela. Vediamo un po'. Infatti, povero Genzo. Oh, è la seconda volta che lo faccio volare con Yuga. Poverino. E comunque, ragazzi, io andrò in controtendenza, ma ora come ora mi trovo meglio con questo Genzo che con quello Dreamfest. Anche perché... Ma cosa? Oh, è riuscito ad attivarlo un'altra volta, maledetto, ragazzi. Vabbè che è in svantaggio, però. Sì, anche io uso quello blu invece del Dreamfest. Zucchi, dai! Sì. Non farmi sentire in colpa, smettila. Sì. Non mi devi far sentire in colpa. Guarda, sono talmente indecisa sui miei portieri che ho messo Yamada. Zucchi, la smetti? Sì. E adesso proviamo il colpo gobbo, va. Che c'è? E niente, la intercetta. E va dai suoi sempre, che sfiga veramente. Vai, Misaki, è tua? No, non è tua. Te l'ho detto che non è tua, Misaki. Allora, cos'è atto? Dribbling in linea a 55. All'anima di quanto l'hai farmato. Complimenti, c'è tanta roba. Vediamo un po' il mio gitto. Mi spiace, ma c'è ancora i cheat attivi. Gitto con i cheat attivi è una divinità, ragazzi. Troppo forte. E non è finito il tempo.
E niente, avete visto la potenza della nuova squadra di Rio, che io non riuscirò mai a battere se non mi spunta qualche giocatore dall'uovo di Pasqua. Ma guarda, non sei messa malissimo, ti mancano giusto 2 o 3 ruoli chiave. Cosa vuoi che siano 2 o 3 ruoli chiave? E niente ragazzi, finalmente ritorno a vincere una partita in video dopo 8 secoli. Ah, ma ci siamo dedicati di dirgli. Alla fine sono riuscito a passare alla fase successiva nella Dream Championship. Ah, giusto, è vero. Ho chiuso con 10 vittorie, 9 sconfitte e un pareggio. Quindi dovrebbe essere positiva, considerando che gioco soltanto da gennaio, Zucchi, più o meno. Quant'era? Sì, più o meno, sì, gennaio. Cioè, e sei riuscito a qualificarmi all'ultima fase, per me è già una vittoria incredibile. Non pensavo di farcela. Ovviamente mi hanno aiutato tanto tutti questi samurai che ho preso durante l'anniversario e come vedete la mia squadra è migliorata tantissimo, motivo per cui difficilmente potremmo fare altre sfide io e Zucchi finché lei non prende qualcosa di più. Quindi forte. Quindi auguratemi buona fortuna, tanto è inutile, vabbè. No, vediamo, non dire che è inutile, sì. Scommetto che se tutti i cioccobini scrivono nei commenti forza Zucchi, il prossimo pull andrà bene. Quindi scrivetelo, fatelo per Zucchi ragazzi, altrimenti non possiamo più sfidarci, non ci sarebbe partita, ok? Mi raccomando, eh? E niente, prima di passare al prossimo evento dove giocheremo con l'account di Zucchi, lei vuole invitarvi a seguire tutti i nostri profili social che troverete il link in descrizione. Detto questo, ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Ehi tu, sì proprio tu, non puoi chiudere il video senza aver messo like e senza condividerlo, non vorrai mica far arrabbiare Bocco. Non sei ancora iscritto al canale? In alto troverai il nostro magnifico trio in versione ridotta, cliccaci sopra e attiva la campanella. Non preoccuparti, non attiverà strane suonerie, ma ti avviseranno non appena sarà disponibile un nuovo video. In alto nei due lati invece troverete video scelti apposta per te con le mie zampette. Grazie per aver seguito fino alla fine. Ci vediamo qui. Alla prossima!